Tragica sconfitta ieri al San Nicola per il Bari, che incassa due gol contro la Reggiana e ancora una volta deve incassare una perdita che brucia molto la città. È un dibattito che accende anche la cittadinanza, i tifosi che ieri abbiamo visto hanno contestato e fischiato al San Nicola proprio i Galletti, e tra chi ritiene che la responsabilità sia della presidenza e chi attribuisce delle colpe all'allenatore abbiamo sentito proprio i baresi. Sentiamo. Non l'ho visto perché è meglio. È imbarazzante veramente. Non si può andare avanti così. Che cosa si può fare allora per cambiare le sorti della squadra? Per adesso bisognerebbe cambiare il presidente. Deve andare via il presidente. Con questo presidente che c'ha il Napoli non può mai portare due squadre in Serie B. Fa il doppio gioco. La nostra società è fatta solo ed esclusivamente a scopo di lucro, perché non c'è assolutamente una voglia di far crescere questa nostra società del Bari. Dovrebbero cambiare prima l'allenatore e poi De Laurentiis. Una squadra che non si riconosce. Speriamo che De Laurentiis compra qualche giocatore buono. De Laurentiis è venuto a fare i soldi a Bari. Non meritiamo una cosa del genere. E non c'è bisogno di metterla sul patetico. Non meritiamo una cosa, una vergogna del genere. De Laurentiis non ha voglia di portarla in Serie A, che ha altri motivi. Quindi la responsabilità è della presidenza? La presidenza. Si cambia allenatore, si mette un allenatore perdente. Hanno tolto uno e hanno messo l'altro e siamo nelle stesse condizioni. Diceva lei che bisognerebbe cambiare tutto. Da dove partire? Dall'allenatore e poi il presidente. Sempre Forza Bari. Forza Bari. Forza Bari. Speriamo bene. È questo che vuole Forza De Laurentiis. Forza Bari. Forza Bari. Possiamo dire Forza Napoli. Ma, una no, ma guarda, Forza Bari e Forza Napoli. Sì,